Nelle parole del profeta, sorelle e fratelli, eccellenza reverendissima, carissimi presbiteri, noi cogliamo non l'incapacità umana, ma la coscienza di quella povertà che sempre ci sorprende e ci accompagna dinanzi ai doni di Dio. Ognuno di noi, anche se più avanti nel presbiterato, anche dopo un cammino spirituale, pastorale, umano, ripete dal profondo della coscienza e del cuore: ahimè, non so parlare, cioè non so testimoniare. E il Signore, come ha ripetuto a Geremia, stasera ripete a ognuno di noi, ma in modo particolare a te, Cito: non temere, non avere paura, io sarò con te, io ti accompagnerò, io ti condurrò, non temere. Ed è consolante questa parola che apre, per così dire, la nostra celebrazione, mentre il saluto da questa chiesa cattedrale raggiunge tutte le famiglie, raggiunge le case religiose, in modo particolare i luoghi dove si soffre. E salutiamo a nome mio e di tutto il presbiterio tutti coloro che in questo momento sono in comunione con noi attraverso i mezzi della comunicazione, perché la preghiera nostra, di noi che siamo qui insieme, quasi a cerchi concentrici, raggiunge il cuore di ogni uomo. E tu, carissimo Don Ciro, diventerai sacerdote non solo per la nostra preghiera, ma per la preghiera di tanti, direi di tutti, in modo particolare delle nostre sorelle che nei monasteri di clausura continuamente pregano e offrono la loro vita. Allora noi ci accorgiamo in questo momento che il convenire nella Chiesa Cattedrale è semplicemente per accogliere un dono, il dono del sacerdozio di Cristo, oggi il dono di un nuovo sacerdote nella persona di Don Ciro Zagra. E ringrazio il Rettore, il Seminario di Salerno, gli amici, i parroci, tutti coloro che hanno accompagnato questo giovane, a cominciare dalla famiglia. Poco fa Don Raffaele, presentandolo, ha detto che è cresciuto ed è venuto fuori, è maturato nell'amore delle parrocchie, della parrocchia, ma in modo particolare voglio dire grazie alla mamma e al papà. E permettete a Don Beguino Lanzetta, che ho ascoltato in questi giorni e mi ha ricordato che all'inizio di questa vocazione c'è anche la sua testimonianza. E colui, tra virgolette, mi ha detto che ha combinato il guaio. Lo accompagniamo con la preghiera, mentre la luce della parola sempre ci deve illuminare. Carissimi sacerdoti, ogni qualvolta accogliamo un nuovo sacerdote, e fra poco compiremo un gesto liturgico, antico, bellissimo: dopo che io avrò imposto le mani su Don Ciro, anche voi imporrete le mani, segno di accoglienza. Il tuo presbiterato, Don Ciro, nasce dalla comunione e va verso la missione. Nessuno è prete da solo. Ecco, qui dinanzi al Signore dobbiamo recuperare fortemente la bellezza, la forza della famiglia presbiterale. Non si diventa preti per sé, non si diventa preti per un ruolo,
siamo chiamati, siamo amati, siamo mandati. Quando si appalla il rapporto tra me e Cristo, quando il rapporto d'amore impallidisce, è allora che comincia qualche problema. Siamo amati, siamo chiamati, siamo mandati. Non dimentichiamo mai tutto questo. Poi ci possono essere anche le giornate con le nuvole, delle difficoltà, ma noi sappiamo, carissimi presbiteri, carissimo Don Ciro, noi sappiamo dove dobbiamo andare a recuperare la forza, a risentire la parola del Signore, non avere paura. Io ti mando, va. Ed è un cammino, il presbiterato, è un cammino che noi facciamo dietro a Gesù. Ed è bellissimo quello che Paolo ci ha detto, io prigioniero del Signore. È un uomo libero Paolo, è un uomo sazio di Dio, è un uomo pieno di Dio. In prigione per lui significa innamorato di Cristo, afferrato da Cristo, mandato da Cristo. Ed è in questo rapporto singolare, bellissimo, unico, irripetibile, che si scrive la storia di ogni vocazione. La tua storia, Cino. Noi abbiamo ascoltato qualcosa delle nostre storie vocazionali. Carissimi presbiteri, possiamo dire qualcosa, possiamo raccontare qualcosa, ma è di più, il mistero rimane in quella comunicazione silenziosa tra me e il Signore, cuore a cuore, nello sguardo sempre nuovo, anche quando gli occhi sono levigati dal pianto. Non temere. È un cammino, carissimo Don Gino, è il cammino che ha fatto Gesù per andare a Gerusalemme, perché nessun profeta può morire fuori di Gerusalemme. Gerusalemme che non è soltanto una realtà geografica, per noi è un luogo teologico. Ma non la Gerusalemme di qua giù, che ancora nella difficoltà con tutti i suoi splendori, ma la Gerusalemme del cielo, che è nostra madre e che è libera. La vita di ogni presbitero inserito in una chiesa locale, stasera diventi prete, anzi nasci prete, in questa chiesa di Nocera Sarno. Mentre prima ti ha accompagnato e ti ha guidato verso il seminario il vescovo Giacchino, oggi il vescovo Giuseppe che ti consacra e ti accoglie, ma è la stessa chiesa, è l'unica chiesa, è la nostra chiesa nella quale tu entri, ti immetti con la tua storia, con la tua personalità, con la tua ricchezza e diciamolo anche con le tue povertà, ognuno con la propria povertà, e questa chiesa diventa più bella, diventa più ricca, diventa più illuminata dal volto di Cristo, perché un riflesso di quel volto stasera è nel tuo cuore, è nella tua vita, è nella tua anima, e tu dici sì. Non ad un ruolo, non ad un posto, non ad una funzione, tu dici sì a Cristo. E il cammino che Gesù deve compiere fino a Gerusalemme è un cammino difficile, è un cammino in salita. E il Vangelo ha ricordato, per così dire, un momento in questo cammino. Erode ti vuole uccidere. Lascia questo luogo, vai via. E Gesù, andate a dire a quella volpe. Gesù chiama Erode volpe. Il potere al tempo di Gesù era immaginato come un leone. La forza era il leone. Gesù, chiamando Erode volpe, sgombia il potere.
la volpe. La parola volpe nella esperienza del popolo di Dio è l'immagine della miseria, della fragilità. Gesù non teme, non ha paura di andare a Gerusalemme, andare a dire a quella volpe. Per Gesù il potere è quello della notte, perché la volpe agisce di notte, è furba, uccide, ma non ha la forza della bellezza e del giorno. Andate a dire a quella volpe, e sarà quella stessa volpe, Erode, che nei giorni della passione diventerà amico di Pilato. Erano nemici Erode e Pilato, ma il giorno in cui vogliono uccidere Gesù diventano amici, ecco il potere. Tra di voi, dice Gesù, non sia così. Il servizio, che non è l'immagine della volpe, ma è un'altra immagine che troviamo nel Vangelo di oggi. Non la miseria rappresentata dalla volpe, ma la misericordia rappresentata dalla gallina. Andate a dire a quella volpe, io oggi e domani compio un miracolo, libero dal male. Nel giorno, dice Gesù, il mio compito, il tuo compito, carissimo sacerdote, è operare nella luce, è operare nella verità, oggi e domani. E il terzo giorno, la traduzione più bella è, sarò compiuto. È il mistero della Pasqua che ricorda Gesù. Ogni via presbiterale deve rinnovare questo mistero della Pasqua. Oggi e domani, poi viene l'ora della croce, viene l'ora del sacrificio, viene l'ora in cui non è più il pane e il vino, ma è il nostro corpo che viene offerto. Ma finché sono nel giorno, Gesù dice, io sono Signore del giorno. Invece il potere, la notte, i figli delle tenebre sono coloro che lavorano contro la verità. Quante volte alcuni che erano nemici si mettono insieme per uccidere la verità. È successo per Gesù, si rinnova ogni qualvolta vogliamo uccidere la verità. Ogni qualvolta vogliamo fare del male, ci mettiamo d'accordo, come Pilato e Erode. Ma Gesù lo smonta, per così dire, lo stacca. Andate a dire a quella volpe. E poi, guardando Gerusalemme, Gesù piange su Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che sono mandati a te. Quante volte ho cercato di raccogliere, come la chioccia fa con i pulcini. Carissimo Don Gino, se approfondirai questo passo, se lo approfondiremo per ognuno di noi, l'immagine della chioccia è l'immagine del Cristo. Gesù ha tante immagini di lui, il pastore, l'agnello, ma qui c'è un'immagine materna, non è la volpe, non è il serpente, è una gallina, è la chioccia che quando deve raccogliere i figli li protegge, li riscalda, li richiama, non è più l'aquila che vola in alto perché il Verbo si è fatto carne. È il mistero della kenosi, è il mistero dell'abbassamento. L'aquila è una piccola gallina, è una gallina che non è forte, che non è violenta, ma se deve difendere i figli è nella forza della bellezza, della carità e della fede. Com'è bella questa immagine del presbitero. Raccogliere i figli, raccogliere i dispersi, nutrirli, riscaldarli, accompagnarli. Quante volte, dice Gesù,
ho cercato di fare questo, ma tu non hai voluto. Quante volte, carissime sacerdoti, cerchiamo di raccogliere la gente, cerchiamo di invitarla, ma essi vanno ad abbeverarsi ad altre sorgenti, vanno per altre vie, vanno per altre realtà, e la casa di Dio è vuota. È un mistero bellissimo quello del sacerdozio. Possiamo essere come le volpi, però saremmo in quella condizione di chi non vive il giorno, ma vive la notte, vive nella doppiezza, vive nella paura, vive la miseria. Invece il Signore ci chiede di essere come la chioccia. Nel giorno che qualcuno ha avuto l'esperienza, quando deve raccogliere i piccoli, le penne si muovono, la voce cambia e la chioccia diventa forte, perché il suo compito è nutrire e salvare. È il mistero della Chiesa, e la Chiesa sarebbe il fratello. Ci sono due livelli, c'è il livello delle volpi che lavorano di notte, che uccidono, che succhiano il sangue, e c'è il livello del giorno, dove la maternità della Chiesa è espressa preparando il pane, preparando la parola, andando a trovare gli ammalati, accogliendo i piccoli, accogliendo i giovani, accogliendo le famiglie ferite, andando presso gli ammalati. Questo è il compito della chioccia. E non è un animale, per così dire, che è messo in primo piano, è nascosto. Ma se qualcuno si avvicina per disturbare i figli, per uccidere i figli, la chioccia diventa più forte del leone, più forte della stessa volpe, perché agisce per amore. È il mistero di Cristo, che ha dato la vita per la sua Chiesa. Ecco, vorrei dire che delineata così la figura del sacerdote, oggi del presbitero, possiamo essere volpi. E Gesù dice: andate a dire a quella volpe, sei uno sgonfiato, sei uno che non vale niente, sei uno che ha perso la propria identità. Invece come presbiteri dobbiamo essere come la chioccia. Quante volte ho cercato di raccoglierli, di rimetterli insieme, ma tu non hai voluto. Carissimo Don Ciro, metti in conto il rifiuto, metti in conto che qualche volta ti diranno di no, anzi tante volte ci dicono di no, ci sbattono la porta in faccia perché vanno ad acquistare ad altri negozi, vanno presso i maghi, vanno ad altre realtà, hanno dimenticato il Signore. Ma tu ritorna, e noi ritorniamo a quel rapporto bellissimo con il Signore, che dice: io ti manderò, io ti porterò, io ti accompagnerò. Questa certezza ci dà la forza di accoglierlo quando diremo: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed è quello che diciamo stasera a te: tu vieni nel nome del Signore. Sappiamo della tua povertà come della nostra povertà, però sappiamo che in questo momento nel tuo cuore canta la bellezza di Dio. Se ascoltiamo con attenzione, se facciamo silenzio dal cuore vicino, in questo momento si alza il canto della Vergine e il Magnificat invade questa cattedrale e la nostra Chiesa. Amen.